non una, ma ben tre visite già effettuate all'interno dell'ospedale Buonuomo di Andria per il neo direttore generale dell'ASL BT Alessandro delle Donne. Una attenzione particolare al nosocomio andriese, al centro, come già ricordato più volte, di tante proteste e di cui il DG ha elogiato il personale, seppur all'interno di una struttura vetusta e che ha necessità di importanti interventi continui di manutenzione e riqualificazione. Sicuramente la struttura e in parte anche le tecnologie. Non è il primo sopralluogo che abbiamo fatto con la direzione generale, col direttore amministrativo, il direttore sanitario, il direttore sanitario di presidio. In realtà è già la terza volta che veniamo qua, proprio per prendere atto non soltanto della situazione strutturale che necessita di un intervento poderoso, ma anche per prendere atto della situazione organizzativa che necessita anche lì un momento di riflessione per rimpinguare quella che è la dotazione organica. È una fase di sviluppo molto importante nella quale l'ospedale di Andria è proiettato sicuramente verso un progetto di riqualificazione attuale, ma sicuramente anche verso un progetto di più ampio respiro del quale si è parlato negli ultimi tempi, che è proprio la realizzazione di un nuovo ospedale. Nella giornata di ieri la decisione della conferenza di servizi regionale che ha individuato con ASL, Regione e Comune di Andria l'ubicazione che sarà quella del nuovo ospedale della provincia BAT, un nosocomio per il quale bisognerà ora attendere progettazione, risorse e lavori per un tempo che appare ancora piuttosto lontano, come spesso accade nei lavori pubblici. Ma il direttore generale ha voluto precisare anche una questione importante di cui ci siamo occupati più volte nei giorni scorsi, che riguarda il ridimensionamento di alcuni reparti del Buonuomo, come per esempio quello di oculistica. Non si parla di smembramento, non si parla di chiusura di reparti, è bene cominciare a parlare in termini di riorganizzazione dell'offerta sanitaria, in termini di efficienza ed efficacia. È chiaro che laddove c'è bisogno di dare una offerta sanitaria in termini degenziale, che però necessita di un'organizzazione più strutturata, bisogna investire su quel reparto per garantire H24 la struttura. Se invece si pensa di fare un reparto di oculistica, faccio l'esempio, ma potrebbe essere il reparto anche di ortopedia o reparto di neurologia, laddove invece è prevista una più bassa intensità di attività assistenziale, ebbene calibrare l'organizzazione in relazione a quella che è l'offerta di quel presidio, di quell'ambulatorio. Parlare di ridimensionamento, parlare di chiusura di reparti non è appropriato, bisogna parlare di riorganizzazione dell'offerta sanitaria, secondo non soltanto il piano, ma secondo quello che è uno studio proprio del fabbisogno di attività assistenziale sul territorio. Ultima battuta, con lo stesso delle donne, per quello che potrebbe essere il nuovo poliambulatorio della ASL BT sul territorio andriese, in una struttura privata di via Barletta e che già ha costituito un'altra fonte di polemica nei mesi scorsi. Per la settimana prossima ho convocato una riunione con gli uffici di staff proprio per approfondire questo problema che mi è stato appena posto. In realtà devo ancora capire, consentitemi il beneficio del dubbio, sono appena arrivato, fresco di nomina, quindi dobbiamo ancora capire se è fattibile. Mi sembrava che ci fossero delle problematiche di natura amministrativa relativamente all'immobile, però è chiaro che se la precedente direzione generale ha pensato di allocare servizi ambulatori anche di natura distrettuale, si porterà avanti nel segno della continuità dell'azione amministrativa quel progetto proprio per garantire una più articolata offerta sul territorio anche dei servizi amministrativi.